Rispettare le regole a scuola oggi per imparare a rispettare le leggi nella vita domani. Questo è l'obiettivo del premio scolastico Mussi Lombardi Femiano Memoria e Legalità, arrivato all'ottava edizione. Nella sala Belvedere del Teatro Puccini, la cerimonia di premiazione del concorso intitolato La memoria dei tre poliziotti uccisi dai banditi in un agguato a Querceta nell'ottobre del 75. Presenti le massime autorità locali, dal prefetto al questore ai vertici delle forze dell'ordine, per omaggiare gli studenti delle otto classi versilesi che, realizzando video elaborati e poesie, hanno raccontato cosa significhi rispetto e legalità. Hanno partecipato diversi, sono oltre 200 ragazzi, quindi è un buon numero complessivamente. Quindi io dico sempre, se seminando in un campo così, poi a qualità lì, il terreno è fertilissimo, sicuramente con l'andata del tempo si riceve dei risultati positivi. Manifestazioni come queste che parlano ai ragazzi sono assolutamente importanti e fondamentali. Dei circa 300 morti fra il 1969 e il 1984, i 15 anni che vanno sotto l'espressione anni di piombo, spesso sono dimenticati, eppure invece sono lì, sono degli eroi a darci il monito di come la libertà, la democrazia va preservata dagli estremismi ideologici. Ferma la condanna da parte delle istituzioni del grave episodio di bullismo all'ITC di Lucca ai danni di un docente. Perché in realtà c'è stata una vittima di cui non è stata rispettata la dignità e i ragazzi, capiamo, non vogliamo criminalizzarli, e però si sono resi responsabili di un episodio abbastanza molto grave. Magari forse era successo prima qualcosa del genere e non è stata denunciata. Non è la scuola di Lucca, sono sempre di più gli episodi che si stanno diffondendo sul territorio, e questo deve creare un campanello d'allarme per responsabilizzare tutte le componenti, i ragazzi per primi, le istituzioni, ma anche le famiglie, perché soltanto lavorando insieme si potrà raggiungere qualche risultato.